Ho fatto degli esperimenti completamente illegali su tantissimi Spider-Man diversi provenienti dal multiverso. E alla fine, grazie a una siringa, ho trasformato Venom in un mostro ancora più grosso, cattivo e letale che li ha mangiati tutti. E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione. Marcello, oggi facciamo un po' di esperimenti illegali su Spider-Man. Sì, esattamente il tizio che è appena caduto dal soffitto. Perché è un imbecille? Sei pronto? Guarda, Poggo, finché gli esperimenti illegali non sono su di me, sono d'accordo. Quando iniziamo? Quindi finalmente posso esserci in questo video? Tu per il momento devi stare zitto, nessuno ti ha interpellato. Parla di nuovo e fai la stessa fine dell'altra volta, ok? Sì, va bene. Non ti preoccupare. Comunque oggi probabilmente sì, potresti tornarmi utile. Bando alle ciance, piccolo ingenuo e stupido Marcello, tu sei già su un esperimento illegale, solo che non te ne sei neanche accorto. Aspetta, da quando sono seduto? Ma io fino a 2 secondi fa ero in piedi. Ma come hai fatto? Ma che sei, un mago? Oddio, non mi definirei un mago, ma più psicopatico, va? Poggo, parliamone. Ti aiuto a fare gli esperimenti su Spider-Man. Poggo, no, quella cosa potrebbe farmi del ma... Aia! Ma funziona anche su Spider-Man, mettiti qui, aspetta, così, ok, sì, decisamente. Funziona anche su Spider-Man, guarda qua com'è pulito da adesso, più o meno. Penso di essere io quello buono in questa situazione, ma li ha triturati vivi? Giuro che se parla di nuovo lui è il prossimo, mi hai sentito? Ok, sto zitto. E ovviamente per eliminare le tracce si mette tutto in un frigorifero, per poi passare ai veri esperimenti su Spider-Man, ok, mettiamoli tutti, mettiamoci anche Spider-Man, Marcello, non è successo niente, ok, Venom, tu non hai visto niente, chiudiamo il frigorifero e via, non esiste più, magia, pensavo di averlo lanciato più lontano, ma come fa ad essere arrivato qui? Venom, non puoi mangiare le persone nel frigorifero, Venom, ferma, yeah! Spero vivamente che questa sega elettrica non sia automatica, no? No, sono incastrato. Ah, yeah! Procediamo sugli esperimenti con Spider-Man, va? Che è meglio. Sì, concordo. Aia, iniziamo. Ah! Sei stanco di rifare ogni volta il letto da solo prima di andare a scuola? Perfetto, compra anche tu un Teletubbies robot domestico. Ti aiuterà con le faccende di casa e non solo, può anche farti compiti. Rick, sei sicuro che non sia pericoloso? Mi mette leggermente ansia. E a quanto pare, con il nuovo aggiornamento che ho fatto ora, voi non sapete niente, mi raccomando, non raccontatelo alla polizia, potrebbe salvarvi da situazioni spiacevoli, tipo i bulli a scuola. Rick, ma che stai dicendo? In che senso, scusa? Fallo, adesso! Rick, non mi piace il fatto che si stia... Ottimo! E adesso finisci il lavoro! Non esiste più il Teletubbies. Cos'è diventato? Una scimmia? E dopo questa piccola interruzione pubblicitaria, aia che dolore, ritorniamo agli esperimenti illegali su Spider. Da notare che il Teletubbies e Morty si sono fusi insieme. Sono diventati tipo un non sono un Transformers. No, Teletubbies, stai calmo. Grazie. Coso? Se senti rumori di motoseghe, non ti preoccupare, non sono per te, per ora. In che senso, per ora? Vabbè, scherzavo, non mi farò domande. Ecco, bravo, comunque ti ho fatto venire qui perché mi è venuta un'idea. Alla fine userò una siringa per trasformarti in una bestia ancora più grande, letale e pericolosa, così potrai mangiare Spider-Man, ok? Ma sono già enorme, letale e pericoloso e posso anche mangiare Spider-Man. Ho detto, ok? Sì, ok, non spararmi, ti prego. Come potete vedere, ho preparato un
sacco di torture per un sacco di tipi di Spider-Man diversi. Ne abbiamo tantissimi e sono un sacco di esperimenti illegali, soprattutto su questo tizio che non ho la minima idea di che Spider-Man sia, ma è una figata. E quelli sono 32.000 fucili a pompa, sono leggermente impazzito. Faremo il primo esperimento su un normalissimo Peter Parker, guardate quanto è bello senza maschera, e si chiama Crusher, ossia dall'inglese distruzione. Oh mamma mia, è stato bellissimo, l'ha letteralmente crashato, adesso mi crasha il cervello. Passiamo a Miles Morales con una tuta fighissima e l'esperimento si chiama Fire, ossia fuoco. Non penso che abbia bisogno di descrizioni, ma non è andata a fuoco. Ma no, ma come, la tuta è troppo potente, sta andando a fuoco. Io non sto facendo niente. Sì, Eureka, sta andando a fuoco, stai andando a fuoco. Oh, ti devi mettere sul fuoco e andare a fuoco. Ragazzi, credo di aver rotto tutto. Miles, no, ma oh mamma mia, che schifo. No, elimina il pulsante, elimina il fuoco, elimina tutto. A posto? Per lui non credo sia a posto, ma dettagli, via. Qui comunque siamo ancora sugli esperimenti illegali tranquilli. Infatti questi sono dei laser, sì, sono dei laser potentissimi però. Oh, basta, spegnili, spegni i laser che mi stavano squagliando tutti gli altri esperimenti. Spider-Man, no, questa è una gamba, queste sono le braccia. Dov'è la testa? Ho trovato la testa. Secondo voi è la testa? Qual è la testa di Spider-Man? Sì, quella è decisamente la testa, perché questi sono alcuni pezzi del corpo. Che schifo. Vabbè, io sto fermo. Tu preparati, Spider-Man strano, perché sto per arrivare da te e da quei fucili a pompa che non vedo l'ora di azionare. Questo Spider-Man, vi dirò che non l'ho capito benissimo, è tipo una versione zombificata. Sta di fatto che dovrà sopravvivere a questi due pistoni che si apriranno e lui cadrà nelle motoseghe. Ragazzi, è bellissimo. Voglio farlo a rallenti. Vai, apriti, si sta accendendo tutto. Guarda, aspetta che lo spingo giù. Sta cadendo. Vai Spider-Man. Oh, e ho detto cadi. Guarda, aspetta, togliami i rallenti. Oh, ti devi accendere. Guarda, oh mamma mia, lo stanno dividendo a metà. Ragazzi, mi sta esplodendo il gioco. Ragazzi, dove è andato? Si è riacceso da solo, si è buggato tutto. L'ho cliccato, è sparito. E voi l'avete mai visto Spider-Man Thor? Spoiler, io no. Su un frullatore gigante. No, ma dove è andato il tasto? Ragazzi, è sparito il tasto. Ecco, mi sa che Spider-Man. Ma perché spariscono tutti? Non ha senso. Passiamo ora a Superior Spider-Man, che verrà praticamente impalato da questa enorme lancia. Guarda, oh mamma mia. No, tu devi essere impalato. No, devi essere impalato. Impalati. No, non si impala. Oh, ti ho detto impalati. Oh, vedi? Così va molto meglio. Questo invece è Ghost Spider, che mi piace tra l'altro tantissimo, che adesso è pugnalato da infinite siringhe. Ragazzi, gli è volata la testa. Testa, stai buono. Oh no, la testa sta per diventare un fidget spin. No, testa, stai buono. Senti, testa, resta lì, ok? Questo Spider-Man con la tuta nera da simbionte, sinceramente non so che fine farà. C'è scritto armi, ma non ho capito. Effettivamente è stato sparato da cosa esattamente? Da una mitragliatrice gigante elettrica. Fantastico. Questo è uno degli esperimenti illegali di cui vado più fiero. Questa pedana dovrebbe alzarsi e farlo finire nelle spade. Alzati. Aspetta, ti ci faccio finire io nelle spade. Ecco, maledetto ragno insetto. No, non ci provare. Stai là. Ma perché poi non passare a un bellissimo raggio congelante? Guardate, sto congelando Spider-Man. Credo si sia congelato abbastanza. Ti sei congelato? No, adesso è buggato, non congelato. Fa rima, ma non è la stessa cosa. Sì, quelle sono motoseghe giganti. E sì, quello è un trampolino elettrico che tecnicamente dovrebbe farlo volare sulle motoseghe giganti. Ditemi che non è la cosa più bella del mondo. E adesso veniamo a te con l'esperimento chiamato Destroyer. Perché sì, sono 850 fucili a pompa che sparano contemporaneamente e hanno piegato il mio laboratorio.
laboratorio delle torture, sì, eliminando Spider-Man, tra l'altro, letteralmente. E come promesso, Venom, guarda qua quanti Spider-Man diversi sono riuscito a rapire dal multiverso. Potrai mangiarli tutti, solo che ovviamente dovrai farlo utilizzando una mia siringa, ok? Ma sei sicuro funzioni? Non è che ha degli effetti collaterali? Ma se sei letteralmente una cacata di alieno nel corpo di un tizio, scusa. Effettivamente non hai tutti i torti, procediamo. Io nel dubbio mi allontano e adesso prendiamo la siringa. Sono pronto, sono pazzo. Oh mio Dio, guarda, guarda che schifo. Si sta trasformando, ma posso mangiarmeli in qualche modo? Ma ha preso me. Guarda, guarda, sta prendendo tutti gli Spider-Man. Non sto capendo cosa stia succedendo. Mi ha mangiato. Guarda Venom, che schifo, sta prendendo tutti gli Spider-Man e se li sta mangiando uno a uno. Guarda, guarda che ha preso quello. Non ci posso credere, non ci posso credere. È la cosa più schifosa che io abbia mai visto. Li sta mangiando tutti, nessuno escluso. Hai visto? Te l'avevo detto che avrebbe funzionato. Oh mamma mia, ne è rimasto solo uno. Ne è rimasto solo uno. Venom, che schifo. Ragazzi, Johnny, interrompi l'esperimento. Sta andando un po' troppo oltre. Al prossimo video.